Radio Studio. Se fuci, fammi a me. Come è Maria Lu? Aspetta, voglio. Furiously circle and crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier, though I inspect its surface. All else is dark, that way is light. The faintest leak of air tells me that way is home. So I flail and beat against that which I cannot see. Circle and crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier, though I inspect its surface. Siamo qui al termine della partita tra Catania ed Inter, finita con il punteggio di 5-2 per i nerazzurri. Allora siamo qui con alcuni dei protagonisti, il portiere, il bomber Daniele Liriano. Partiamo dal bomber, sappiamo che lui ha procurato il portiere in sostituzione di Lazzarini, sì, è stato autore di una prestazione praticamente eccezionale. Voli, cioè, era spettacolare vedere il portiere. Diciamo un commento sulla sua prestazione. Da 50 euro di ricarica spesa per chiamarlo tra segreteria telefonica e tutto è stata ben spesa. L'abbiamo chiamato Lazzarini affebbrato a casa mia, da True, da Storm. Tutto a posto.
però già lo conoscevo, sapevo le sue qualità. E non sarà la sua ultima partita al TAM, di sicuro lo rivedremo. Ma infatti io che sto dicendo, a questo punto Lazzarini è meglio che rimane febbricitante a casa. Ma sì, può rimanere, no, può rimanere, lo facciamo rimanere a casa. E Amato titolare inamovibile. E un no, commento... Amato è in lista comunque. Sì, Amato è in lista della squadra, quindi è un effettivo componente della nostra squadra. E diciamo, oltre alla prestazione diciamo, del portiere, come giudica la prestazione dei due, della tua squadra questa sera? Un inizio è stato un po' difficile. Primo tempo male male, molto male, non abbiamo nemmeno sudato la maglia. Secondo tempo invece abbiamo iniziato a giocare, palla a me, facevo girare la squadra, come sempre, e così solo si possono vincere le partite. E questa qui per te, il primo anno con mister Lucci, come ti trovi sotto la sua direzione e come giudichi il suo operato? Ma per mister Fucci io sono disposto anche a uccidere. Mister Lucci. Lucci. Fucci è sempre... non è che sta sempre là! Comunque per mister Lucci io ho sentito parlare di lui. Tutta la zona Flegrea, un grande allenatore e per me è un onore essere allenato da lui e suderò la maglia per lui e per vincere questo TAM. Prima di salutare Danieliano, la scorsa settimana il giocatore del Real Madrid ha fatto dei saluti particolari, Alessio Russo, nei tuoi confronti lo vuoi cambiare, vuoi dire qualcosa? Ma gli volevo dire solo una cosa, dopo aver fatto un torneo aveva detto che non giocava più a pallone perché aveva il bacino spostato, l'anca. Stasera mi sono visto un po' la sua partita, male male, molto male come d'altronde è suo solito, e gli volevo dire che se vuole vincere un torneo deve giocare con me, non deve giocare con gli altri. E quindi passiamo la parola al mister Lucci. Mister, allora è ancora una vittoria per voi dopo la prima vittoria, diciamo dopo la lunga giornata, soli in classifica, adesso solitari in attesa diciamo della partita del Milan. Come giudichi quindi la tua prestazione questa sera? Vabbè, il primo tempo, come ho detto in panchina ad alcuni di loro, avevamo le sedie al culo e quindi si camminava. Nel secondo tempo c'è stata almeno una reazione nervosa di squadra. Danilo ha incominciato a giocare, il primo tempo si era un po'... ha avuto anche pochi palloni, però non ha sudato. E nella ripresa abbiamo trovato un po' di quadratura. Rispetto all'altra partita io non c'ero, però ho già visto dal video che correvano di più. Non lo so che è successo stasera, però vabbè, adesso ci pigliamo i tre punti e poi miglioreremo partita dopo partita. Quindi, comunque ci sono ancora tante tante cose da migliorare. Quindi dopo queste prime due giornate, come giudichi il tuo gruppo? Questa è per te una nuova esperienza, nuovi giocatori, una squadra nata da zero? Quindi no, il gruppo è affiatato, è compatto, lo dimostra l'accanimento, soprattutto Danieliano che rompe le palle tutti i giorni su Facebook, quindi è un esempio calzante. E sono contento perché iniziamo bene, però bisogna ancora migliorare tanto. Mister, l'obiettivo del torneo qual è? Mister, vogliamo sapere. L'obiettivo è vincere la Serie A, assolutamente, perché noi non giochiamo per divertirci, giochiamo per vincere, quindi vogliamo vincere la Serie A, è inutile nasconderci e dobbiamo vincerle tutte, neanche una dobbiamo perdere. Prima di salutare mister Lucci, vogliamo dire com'era la solidità della panchina? Dopo quei 4-5 cazzotti d'anni, era buona, ho testato il materiale, è buono insomma, però vabbè, è stato sui primi gol che mi sono un po' arrabbiato, poi col tempo mi hanno fatto rilassare, abbiamo preso un margine positivo di vantaggio, è andata bene, dai, stasera sono contento, a metà però sono contento. E vabbè, con questo è tutto, salutiamo mister Lucci e la sua squadra. Grande mister!